È bello vedere come Asso Lombarda possa, aprendo le porte, accogliere gli studenti e comunque mettersi in rapporto con la comunità di cui fa parte. Quindi questo vorrei sottolinearlo. Poi in particolare il tema della tecnologia, il tema delle STEM. Viviamo in un mondo che sta attraversando, in un mondo organizzativo, ma non solo ovviamente produttivo privato, che sta attraversando transizione verde, transizione ecologica, transizione digitale. E richiede quindi anche una transizione però di competenze, di capitale umano che evolva. Ricordo che abbiamo un tema demografico pressante, quindi il fatto di avere naturalmente il massimo, riuscire a dare tutte le opportunità ai ragazzi e alle ragazze per fare scelte corrette in termini di orientamento scolastico verso settori che siano in linea con le loro vocazioni e passioni, naturalmente però dall'altra parte che fa possano essere scelte fatte sapendo dove sta andando il mondo organizzativo. Il mondo produttivo, le aziende stanno attraversando cambiamenti tecnologici importanti e quindi il fatto di avere competenze STEM, quindi più scientifico, tecnico, matematico, ingegneristiche a vari livelli di formazione e di education, è assolutamente importante. Per i ragazzi, e siccome sono una donna, fatemi dire per le ragazze anche, sappiamo che abbiamo pochi laureati, pochi iscritti a percorsi educativi STEM, penso alla laurea, penso agli ITS, penso ai vari livelli di formazione. Abbiamo ancora meno ragazze che si orientano verso questo tipo di percorso. Allora, se non è di interesse, non è di interesse, ma l'appello alle ragazze, se pensano di essere interessate, avere una passione per questo tipo di materia, è che si sentano incoraggiate a intraprendere questo percorso, perché altrimenti la disparità di genere e di vario di genere continuerà a aumentare, perché questi settori dell'economia sono quelli che sicuramente in questo momento e per i prossimi anni danno anche prospettive occupazionali e salariali di maggior rilievo.